sul campo per Tommy Kukoc per questa azione, l'ultimo minuto di gioco. Kukoc viene tolto dal campo da Phil Jackson, secondo tiro di Ron Hardy, Michael Jordan, primo piano per Darren Hancock che finisce la sua partita, se non sbaglio 6 palli, di cui almeno 5 commesse su Michael Jordan, 2 su 2 ancora per MJ, 40 punti per lui e parità, un minuto dalla fine, Chicago ha riaperto l'incontro, pressing che dà fastidio ancora a Kenny Anderson che però supera in qualche modo la metà campo, ultimo minuto caldissimo a Chicago per Chicago Charlotte, Kenny Anderson, blocco di Matt Geiger, Anderson, un errore, palla tenuta viva da Canada, Charlotte, vediamo cosa hanno fischiato gli arbitri, c'è per terra Ron Harper, primo piano per Dennis Rodman, non credo siano i due giocatori che sono già indiziati, vediamo il fischio arbitrale. Ma Geiger che si va a sedere in panchina, anche lui fuori per raggiunto limite di falli, Matt Geiger 6 falli, vediamo, ha toccato Harper, adesso l'inerzia della partita è tutta per Chicago, Chicago che ha il vantaggio di avere la palla e ha anche la parità totale sul tabellone. Palla che però in effetti Chicago non ha, era Ron Harper che aveva già il possesso, quindi siamo oltre il bonus, 2 tiri liberi per Ron Harper, importantissimi, Ron prende il primo e prende anche una bella pietra Ron Harper, primo tiro libero sbagliato da Ron Harper con grave documento, grave danno per i Chicago Bulls, guardate la faccia di Phil Jackson. Fischio arbitrale in campo, ecco queste sono le cose che secondo me la NBA dovrebbe togliere, troppo lungo, soprattutto nei momenti così emozionanti. Chicago 16 su 27, 26 su 33 ai liberi per Charlotte che ha goduto nettamente di più. Secondo tiro libero per Harper che realizza, Chicago è a più 1, ma Charlotte ha 40 secondi, ne ha 24 in effetti, per andare a riportarsi in testa. Chicago non dovrebbe secondo me fare fallo, difende bene in questo caso, ma deve difendere senza contatto la squadra di casa. Kenny Anderson, scorrono i secondi, Charlotte a meno 1, Del Curry stoppato, Del Curry, la palla viene ancora recuperata dallo stesso Curry, però c'è un fischio che punisce Scottie Pippen, incredibile, stoppata su Del Curry, Chicago aveva già recuperato la palla, Scottie Pippen ha poi commesso fallo urtando Del Curry. Allora vediamo, vedete la stoppata di Brown su Curry che poi tenta di recuperare il pallone, palla che va fuori, ma fallo di Scottie Pippen nel tentativo appunto di recuperare questo pallone su Del Curry che adesso è in lunetta ed è anche una bella e buona sicurezza per gli Charlotte Hornets, uomo sicuro con 2 punti, se non vogliamo buffare a Del Curry, però con la sua mano, le sue percentuali vicino al 90% nei liberi, Del Curry difficilmente sbaglierà, intanto rientra sul campo Bill Wellington, esce Randy Brown, c'è bisogno di un rimbalzista per un tale errore da parte di Del Curry ai liberi. Eccolo con il pubblico che protesta, Del Curry fermissimo, time out sul campo, time out per Chicago e time out anche per noi. Gusto lungo classica sugar free, ora nella nuova versione glastrine senza zucchero. Bene, rieccoci, meno di 20 secondi al termine della partita, Charlotte ha un punto di vantaggio, ma Chicago ha la palla per vincere la partita o perderla a seconda, vediamo, ottenere il pallone fino in fondo. Michael Jordan, vi ricordo, Chicago fino a questo momento imbattuta, 44 vittorie su questo terreno, Jordan perde la palla, però l'ultimo a toccare è stato Kenny Anderson, Jordan è finito per terra nel momento chiave dell'incontro, ha perso un po', diciamo così, il controllo dei suoi pneumatici ed è scivolato fuori dalla partita quasi, per fortuna di Chicago, Kenny Anderson ha toccato per ultimo il pallone.
la rimessa, ma c'è un time out ancora per Chicago a 9 secondi e 8, come vedete voi stessi, dal termine della partita. Chicago ha ancora un punto da recuperare. Immagini dall'alto, vediamo come ha fatto a perdere la palla Michael Jordan. Il fatto che si è, questo era anche doppio forse, qui si è palleggiato, ha fatto due cose non da Michael Jordan, potevo essere benissimo io, si è palleggiato prima su una coscia, ecco qui, su un coscia e un ginocchio, e poi praticamente nel momento di girarsi non si è accorto che era stato raddoppiato e ha dato questo pallone a Phil Jackson, che però non gioca più da un po'. Phil Jackson ha giocato, come sapete, per tanti anni nei New York Knicks, è stato un buon giocatore a livello NBA. Rimessa per Chicago, grande emozione al Chicago Stadium, al United Center. Tony Kukoc prende lui l'ultimo tiro, si gira Tony, lo sbaglia, pallone toccato, 3-4 tapine, l'ultimo a toccare, la partita finisce 7 decimi dalla fine. Il calcione alla palla di Del Curry probabilmente è stato fatto prima della fine reale della partita, secondo me mancano ancora 7 decimi, no! La partita, dicono gli arbitri, finisce qui. Charlotte espugna per la prima volta nella stagione lo United Center. Chicago si ferma a 44 vittorie consecutive in casa. Prima sconfitta casalinga della stagione per i Chicago Bulls. E per noi è tutto, da Guido Bagatta grazie. Il punteggio finale 98-97 per Charlotte su Chicago. Arrivederci a tutti.